Pietro, è un piacere averti qui su Hotpot. Sono molto molto felice di poterti conoscere e di parlare un po' di te. Ciao Matteo, grazie per l'invito. Grazie mille. Ricordiamolo, tu lavori nel mondo della moda e al momento stai lavorando nella parte e-commerce di The Blonde Salad, ma poi soprattutto tu stai lavorando moltissimo con le tue opere d'arte e anche con le tue pagine su Instagram. Che stanno diventando dei veri trend online. Quindi, prima di incominciare, come sai, Hotpot è una piattaforma che racconta tramite interviste e podcast di tantissimi argomenti, dal business al design al digital, con un mix variegato di tanti argomenti, come appunto Hotpot, che è questa zuppa piccante tipica della tradizione giapponese. E quindi vorrei cominciare facendoti queste due veloci domande che un po' facciamo a tutti i guest, che sono un po' fuori dalle righe, diciamo. E la prima è: qual è il piatto o il cibo a quale a livello personale ti senti più legato? Mi piace mangiare tantissimo, ma mi piacciono le cotolette che fa mia madre. Ok, ottimo. E se tipo domani sera venisse a casa tua un tuo idolo tipo Takashi Murakami e tu dovessi cucinare qualcosa, cosa gli prepareresti? No, vabbè, io non so cucinare, chiamerei Uber Eats o Glovo, gli direi Takashi oppure Kanye. Guarda, prendiamo un po' di Kentucky Fried Chicken, ad esempio Kanye so che piacciono, prendiamo un po' di basket e mangiamo quelli, io sono veramente negato. Comunque, veniamo un po' a noi, raccontaci un po' chi è Pietro per chi sta ascoltando e magari non ti conosce, il tuo percorso e come sei un po' sbarcato nel mondo dell'arte online, ma non solo, anche offline. Pietro, e arrivo da una piccola città lombarda che si chiama Lodi, dove sono nato e cresciuto. Mia mamma è milanese, ma mio papà è di quella zona, e di un paese ancora più piccolo che si chiama Mairago. E sin da piccolo mi piaceva il basket. Ho visto Space Jam, e Space Jam veramente è stato uno switch clamoroso. Mi ha permesso di cambiare totalmente vita e di aprirmi a un casino di cose che poi mi sono piaciute tanto. E quindi ho iniziato a giocare a basket ed erano gli anni 90, no? E la cultura del basket era legata chiaramente alla figura di Michael Jordan, ma poi si stava mischiando tantissimo con tutto un discorso hip hop, rap che nasceva in quegli anni. Cioè, io non sono dell'ondata di Tupac e Biggie, sono più dell'ondata Eminem, 50 Cent, eccetera. In giro vestito larghissimo, ero uno dei pochi rapper a scuola. Però, come dire, il fatto di aver abbracciato questa estetica e questa cultura sin da piccolo, poi mi ha permesso di vivere in maniera molto conscia tutto quello che è successo in questi ultimi anni. Però niente, quindi io nasco in questo paesino, mi faccio questo tipo di cultura, un po' americana, un po' hip hop, basket, eccetera. Poi a un certo punto vado a studiare al Politecnico architettura, sono andato un po' a caso, non sapevo bene in che cosa consistesse, però mi sono fatto 5 anni, belli pesanti, e mi è piaciuta molto. E lì mi sono fatto un'estetica totalmente diversa, quindi sono passati da un'estetica ghetto, da musica del ghetto, a studiare Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, la Bauhaus, piuttosto che poi lì ho trovato alcuni riferimenti culturali che poi sono ancora i miei riferimenti, che sono, non so, Alvaro Sizza, che è un grande architetto, piuttosto che più contemporanei, gli RCR, Sana, eccetera. E quindi mi interessava un po' quella cosa lì. Architettura mi stava, come dire, portando in un canale, in un tipo di futuro molto predefinito, con degli step anche molto duri da fare. Io sono abbastanza, come dire, irregolare, comunque anche un po' sovversivo, eccetera. E allora ho deciso di iscrivermi ad un master alla Bocconi. Quindi ho fatto un anno d'inferno in cui facevo sia, come dire, il Politecnico, quindi facevo l'architetto, sia facevo il marketer alla Bocconi. E poi da lì, un po' per caso, sono finito a lavorare in The Blonde Salad nel 2016 e poi ci lavoro tutt'oggi. Chiaramente il mondo è cambiato, anche la società è cambiata, si è sviluppata molto come dire, ho vissuto, sono stato partecipe di un'evoluzione proprio, direi, epocale del mondo del marketing legato al mondo digitale e social media, con
l'azienda di Blum Salad e poi la figura di Chiara Ferragni, che chiaramente è qualcosa che passerà inevitabilmente alla storia. Comunque se ne parlerà nei libri per forza, perché ha determinato uno switch incredibile nel settore del fashion e anche nel modo in cui ora il mondo del fashion e del luxury in particolare si rapporta con il pubblico, no? E poi chiaramente parallelamente, a parte il mio lavoro, io ho sempre avuto quest'indole creativa. Quando ho iniziato da bambino un po' con la musica, poi quando ero d'architettura già a fare dei quadri eccetera, oltre ai progetti classici di architettura, ho iniziato un po' di anni fa a gestire una pagina che si chiama Friday Fries, che poi dopo si è collegata a un mio profilo personale, dove pubblico delle cose che faccio per divertimento, legate un pochino alla comunicazione digitale, no? E adesso ho questa fase in cui sto lavorando con il packaging dei brand, però alla fine prendo questi che sono scarti di lusso e ci gioco, e poi faccio chiaramente un po' di photoshoppate, un po' di DM eccetera. Infatti poi l'altra domanda era appunto legata a quello che probabilmente è stato uno dei post che ha riscosso più successo su Instagram, che è quello relativo alla facciata del negozio di Hermès, no? Allora, questo post è andato bene, devo dire. Molto bene. Mi ha scritto anche un erede della famiglia dicendo: ah, bello il graffito che hai fatto sul negozio della mia famiglia a Milano. Gli ho detto: guarda che è digitale, se no sarei in galera. Ah, no, bello, avresti dovuto farlo per davvero. Nel particolare caso dell'opera di Hermès, io avevo visto una frase che diceva qualcosa del tipo: love didn't find her, no, love don't find you at your best, it finds you in your mess, ok, al presente. E ho visto che c'era questo muro completamente arancione. Io avevo già questa frase che mi ronzava in testa, no? E ho detto: vabbè, ma io basta che metto questa frase al passato e ho il gioco di parole. Però mi sembrava un po' una cazzata, no? Come gioco di parole. Ho detto: boh, non mi convince al 100%. Comunque ho detto a questo mio amico: guarda, io a casa ho il materiale, la bomboletta, i tagger, eccetera. Dopo stasera vieni qua, mi fai da palo e io lo faccio. Mi fa: va bene, va bene. Io arrivo a casa e c'era un mio amico, no? Che fa l'avvocato, più grande di me, e gli ho detto: dai, vieni anche tu, Fra, andiamo a fare questa cosa stasera, abbiamo quest'idea, secondo me è divertente. E lui mi fa: ma no, ma tu sei pazzo, tu non sai, guarda che in Italia se ti beccano, oltre a darti una multa salata, ti sporchi la fedina penale, no? E gli ho detto: no, dai, cioè, tu mi stai distruggendo la serata, io voglio andare a fare questa cosa. Ma no, da molti Napoleone ti sgamano di sicuro, perché c'è pieno di guardie, con tutte le gioiellerie anche, c'è pieno di vigilanza. E in più ci sono la mascherina non basta per non essere beccato, per capirci. Poi, di corsa, come ti ho detto, sono lento, dovrebbero beccato di sicuro. E però ho detto: vabbè, ma io voglio fare questa cosa. Pensiamo, ho detto: vabbè, domani mattina mi sveglio presto, vado in via Monte Napoleone, faccio una foto, poi la scrivo con il dito sull'iPhone e ce la metto in Photoshop. Ho fatto così. Il problema è che arrivo lì la mattina, ho detto: vado prestissimo, così non ci sono macchine davanti. Arrivo, bam, c'era un camion davanti. Quindi cosa ho fatto? Però la luce era giusta, ho fatto la foto, poi ho photoshoppato via il camion, perché la foto è un po' ritoccata. C'era una signora che passava, gli ho detto: faccio la foto, e poi ho fatto la frase in 02, l'ho pubblicata, e poi l'ho postata, è andata bene. E questo post qua veramente ha girato molto è andato bene, però nel senso non è, secondo me, una delle frasi più belle che io abbia mai visto, però ha quella giusta dose di gioco, di drammatizzazione di una cosa di lusso che la rende improvvisamente popolare, no? Perché su quella parete non c'è scritto Hermès, quella è una parete arancione, però tutti hanno capito che si trattava del brand Hermès. Hanno conosciuto il calore, l'hanno associato al brand. Sì, nell'immaginario ormai quella cosa c'è.
E l'ho messo inizialmente su Instagram. Poi, settimana scorsa, l'ho messa su LinkedIn ed è andata bene pure su LinkedIn. Ho detto, beh, ma so che non ho mai fatto un post su LinkedIn, provo a metterla. E boh, ha avuto circa 15.000 like, una cosa così. E con la gente che l'ha riposta, eccetera. Quindi, quella è andata bene. Però E è tutto. se tipo dovessi dire invece un'altra foto, opera che invece secondo te ha un grande valore intrinseco, Ma anche secondo me, perché, cioè, cioè, se dovessi scegliere. tutto questo filone delle opere sui brand, perché io prima facevo stencil con immagini anche di Gesù Cristo, piuttosto che anche quadri molto astratti, e poi photoshoppate. Questo filone di brand, secondo me, quella più significativa, che è quella con cui è nato tutto, è quella di Louis Vuitton, The Best Things Are Not Things, ma perché ha diverse letture, nel senso, tu scrivi una frase che comunque è anche scontata, le migliori cose non sono cose, che poi è vero o non è vero, boh, su una cosa di Vuitton che comunque è un emblema del lusso, comunque delle cose fighe, del materialismo, e però il concetto di questo tipo di frase che poi ho ripetuto mille volte, me ne hanno comprate mille pezzi, eccetera, cioè adesso devo cercare scatole di Vuitton dappertutto perché me la chiedono, non so dove metterla. E sostanzialmente la vera lettura è nella ambivalenza, secondo me, dello spirito umano, cioè noi mentiamo anche un po' noi stessi, cioè la forza di quell'opera non è la frase, ma è vero o non è vera questa cosa? Che io ti dico, io ti sto dicendo questa cosa scrivendo su una cosa di Vuitton, ma è vero o non è vero? È il fatto che noi non riusciamo a volte ad essere sinceri con noi stessi, oppure magari un giorno la pensiamo in un modo, un giorno la pensiamo in un altro. Cioè, quest'opera, la giusta lettura, secondo me, è sul bilico tra il messaggio e il dove è stato scritto il messaggio. Quella è la lettura giusta. Secondo me, molti la leggono come sì, le migliori cose non sono cose, su Vuitton, provocazione fatta. In realtà la lettura che secondo me è più corretta è questa, ed è una sostanzialmente lettura un po' più intimista dell'animo umano, che a volte lo pensa, a volte non lo pensa, e noi stessi ci tradiamo noi stessi, no? A volte in maniera cosciente, a volte in maniera incosciente. Quindi la lettura vera, che almeno che io speravo potesse passare questa, poi secondo me non è passata, quindi vuol dire che non ho lavorato veramente bene, però secondo me questa qui è un po' l'opera più significativa. Poi ci sono quelle più giocose, che sono quelle che giocano sul contraddire i claim, tipo Nike, Just Do It, Do It, oppure Adidas, Impossible, It's Impossible. Poi le ho messe vicine, ah guarda, i due top brand di sportswear ti dicono just do it, nothing is impossible is nothing, io ti dico, didn't do it, it's impossible, te li faccio vedere insieme, c'è anche senso. Quindi mi piace sostanzialmente cercare di creare delle relazioni tra delle robe che altrimenti non si parlano. Poi non è creare relazioni, secondo me, è uno scoprirle, perché è come se ci fossero già, no? Però anche quando io delle volte vedo delle frasi, eccetera, un giorno vedo una frase e non mi dice niente. Un giorno dopo vedo una frase, magari per il mio mood, il mio stato d'animo, piuttosto che come mi è andata la giornata, cavolo, quella frase è rivelatrice della vita, no? E allora dico, no, devo rielaborarla, devo farlo, ok, per me oggi è giusta. Poi magari, non lo so, la posso, ci faccio un quadro e non piace a nessuno. Però in quel momento lì per me andava bene. Cioè, io cerco di fare delle cose e sono proprio cotte mangiate. Adesso mi funziona, ok, ci faccio qualcosa. E però alcune volte tengo lì delle idee un po' come il vino, ad invecchiare in attesa che mi venga fuori qualcosa. Anche per quanto riguarda Hermès, no? Io avevo decine di scatole di sacchetti di Hermès che stavano lì e dicevo, non so cosa farci sopra. Poi alla fine è venuta quella frase, adesso non bastano, perché me li stanno chiedendo molto. Però si tratta di, in base proprio al vissuto, almeno nella mia esperienza, in base al vissuto quotidiano, quello che vedi, che senti e
molto in base proprio allo stato d'animo, boh, certe cose assumono un altro tipo di Di prospettiva valenza, di significato. e rivelano, no? Rivelano degli aspetti che prima magari non vedevi. Come quando, non lo so, eravamo un po' più piccoli, X Factor, c'era Mara Maionchi e c'era il cantante che cantava una canzone d'amore struggente, ma gli diceva: ma tu hai 16 anni, non sei credibile a cantare queste cose che non le hai vissute. È un po' la stessa cosa, no? Quando si fa qualcosa di creativo, ma chiunque, no? Quando fa qualcosa di creativo, lo fa in base al proprio vissuto e il vissuto cambia e quindi le cose che uno produce cambiano. E magari delle cose che tu facevi da bambino che non ti piacevano adesso ti sono delle figate e viceversa. Dipende Assolutamente. tutto dal punto di vista. Beh, è uno sviluppo, quindi uno anche andando avanti fa anche determinati tipi di esperienze, vede le cose da altri punti di vista e come hai detto tu, cose che prima o non guardava nemmeno o che non gli piacevano, le riscopre, quindi Sì, assolutamente. esatto. Cioè, per dire, adesso va di moda, non lo so, vendere i propri vestiti vecchi, pensa, non lo so, ad Depop, Vinted, Vestiaire Collective, eccetera. Io non ci riuscirei mai ad abbandonare dei pezzi che sono stati parte della mia vita, perché magari li tengo in armadio per 10 anni, ma poi dopo riapro l'armadio e tac, oh mio Dio, ma queste cose le voglio mettere subito. Ma mi è capitato recentemente, io quando avevo 16 anni, compravo con grandi difficoltà perché costavano tanto ed erano anche difficili da reperire, gli Evisu piuttosto che i prodotti della BBC Ice Cream, che era il marchio di Pharrell Williams, poi esiste ancora, però ai tempi c'era proprio dentro l'uno. E io queste cose qua, 15-16 anni, le compravo ed erano dei trofei che mi mettevo. Poi dopo sono stati nell'armadio per 10 anni, ok? E poi adesso, che tra l'altro sono tornati di moda, vi dico: ma io ho una collezione incredibile, ma pensa se l'avessi data via, ma me ne rimetto subito. Poi fa niente se sono tutto striminzito, sono aumentato di 15 kg, eccetera. Però la bellezza nel riaprire l'armadio, aprire una scatola e vedere una cosa che l'ultima volta che l'ho vista era 15 anni fa ed è ancora lì, ancora mia, mi dà soddisfazione. E questa stessa cosa vale per le idee. E per le nostre cose, cioè magari c'è, non lo so, uno che vuole fare una canzone, ha avuto un'idea, poi quell'idea non è maturata a breve e la ripesca dopo 10 anni. Cioè Le Corbusier, che è stato probabilmente il più grande architetto della storia, per 10 anni non ha progettato nulla e poi dopo aver fatto Vilsawà, eccetera, tutte cose che ha fatto da giovanissimo, è stata la guerra, varie cose, non ha fatto nulla. E poi bam, fa Ronchamp e cambia completamente il suo linguaggio estetico, ma allo stesso tempo è anche in linea. È come se le sue idee iniziali avessero avuto bisogno di, non lo so, maturare, di invecchiare come il vino, e poi bam, esce fuori un'idea nuova partendo da quelle, cioè le idee sono le stesse, ma sono maturate e cambiato punto di vista e ti crea una cosa totalmente nuova. Io credo molto in questo. Ok, e tra l'altro poi adesso mi aggancio al fatto che hai detto che ti piace Space Jam. Hai visto il trailer di Space Jam 2? Certo che l'ho Un visto, commento a ma ho letto anche caldo. alcune indiscrezioni. Un commento a caldo. No, come tocca caldo, boh, ti dico, non me l'aspettavo proprio così, un po' tipo criptovaluta, un po' super digital, però ti dico, boh, figata. Poi ho sentito che ci sono delle indiscrezioni, che ci sarà anche Michael Jordan dentro, ma sotto, diciamo, mentite spoglio, comunque in un modo in cui non possiamo immaginarci, quindi sono molto curioso. Però, allora, ti dico, cioè, rifare Space Jam è una sfida epica. Infatti, penso che Space Jam sia uscito nel 96, una Sì. cosa così. Cioè, viene rifatto quasi a distanza di quanti anni sono passati. Tantissimi. 24-25, perché io sono nato nel 97. 25 anni, cioè, capito? Dopo 25 anni qualcuno ha avuto il coraggio di rifarlo e c'è stato un giocatore, LeBron James, che, come dire, può essere paragonato a Jordan, cioè questo non è scontato, avrebbe potuto farlo anche con Kobe, no? Per dire, però forse era ancora presto, cioè io lo guarderò con un occhio diverso, il film, rispetto agli occhi di, non so, fai un bambino di 6 anni
che vedrà questa cosa. E io spero che un bambino di 6 anni vedendo questo film lo veda con gli occhi con cui l'avevo visto io nel 96 e gli possa svoltare veramente il modo di percepire la vita. E spero che quel bambino sia scarso a calcio e che vada a giocare a basket e che il basket gli piaccia tantissimo. Perché per me ha avuto un'influenza incredibile, incredibile, folle. Poi vabbè, adesso il mondo è molto più globalizzato, connesso, eccetera, quindi già LeBron James, uno sa chi è. Ma ai tempi, Michael Jordan, se non seguivi le telecronache di Federico Buffo e Flavio Tranquillo che facevano su Telepiù e su Telemonte Carlo 2, mi ricordo, cioè non sapevi chi fosse. Cioè, lui è stato un evangelizzatore dell'NBA e a distanza di appunto 30 anni fanno The Last Dance e vendono tonnellate di Jordan e non vendono le Jordan di adesso che sono arrivate al numero 100.000, ma vendono le Jordan 1, le Jordan 2, le Jordan 3 che diventano introvabili. Cioè, se ci pensi, non solo l'NBA è stata una incredibile macchina da marketing, anche grazie al commissioner che avevano, David Stern, che è stato un genio. Ma Space Jam e Michael Jordan come persona fisica sono stati degli ambasciatori pazzeschi. Cioè, se pensi, l'Italia che ha come religione il calcio, comunque oggi tu vedi le persone che seguono il calcio, ma che sanno anche dirti il risultato delle partite di playoff della scorsa serata con i Suns e con i Lakers che sono sul 2-2. Questa cosa era impensabile prima. È stato merito di Space Jam, e poi io penso anche in Italia di Federico Buffa e Flavio Tranquillo, che sono due giornalisti veramente top, che Gli non due hanno nessun tipo di grandissimi uguale commentatori, in esatto. nessun altro sport. Cioè, se loro non ci fossero stati, probabilmente, come dire, la magia della narrazione di questo sport non sarebbe stata la stessa. Io ti dico, quando ero un bambino, per me era difficilissimo andare in una città, figurati a Lodi, e trovare un campetto da basket. Adesso li trovi i campetti da basket. Se tu, prima di andare all'allenamento o il giorno che non devi fare i compiti, vuoi andare a tirare al campetto, non devi avere il canestro in giardino, non devi essere un bambino ricco che si fa il campetto a casa sua. Tu vai al campetto e giochi. Ai tempi non era così, se volevi andare a giocare a calcetto all'oratorio, no? E quindi è una cosa molto cool, a me fa piacere perché tutto quell'immaginario a me piace, ma quell'immaginario lì si lega poi a tutta la moda di oggi. Se pensi, non ci sarebbe un Virgil Abloh se non ci fosse stata l'NBA, cioè la gente non si ucciderebbe per avere le Jordan oppure le Nike fatte in un certo modo se non ci fosse stata l'NBA. Assolutamente. Quindi, cioè, diciamo che la commissione tra basket e musica Black in generale, perché ti dico all'inizio non è che è arrivata la trap, una delle prime canzoni che ha spaccato veramente in Europa non era neanche super rap, era Yeah di Usher, che comunque aveva fatto Confession, che era un album R&B. Poi il passaggio è stato repentino, poi a Disco Inferno, eccetera. Però tutta quella cosa lì ha profondamente, profondamente influenzato la nostra cultura occidentale alla fine, perché ha avuto risvolti su tutto. Cioè, diciamo che tu hai un profilo molto molto creativo e anche con un potenziale sotto il livello artistico, anche di brand extension, di potenziali collaborazioni. Se tipo tu potessi scegliere o potessi pianificare collaborazioni con qualche brand per portarci un valore aggiunto. O una parte creativa, quali sarebbero? E se hai anche dei progetti futuri, qualcosa in cantiere? Allora, Un po' di spoiler. vabbè, dando per scontato che io mi trovo bene dove lavoro, facendo quello che faccio e sono grato al mio general manager, al mio amministratore delegato per anche la fiducia che mi hanno dato in tutti questi anni, ma ti dico, io in realtà non ho mai pianificato troppo il mio futuro, perché se avessi dovuto pianificarlo, allora probabilmente a 14 anni volevo fare il giocatore di basket, poi a 18 volevo fare il medico,
poi dai 19 ai 24 volevo diventare un archistar. Poi dopo sono entrato in questa cosa del digital e volevo fare il manager e adesso faccio il manager. Quindi io vivo anche un pochino la giornata, ti dico, un po' di brand, adesso c'è questa cosa creativa. Allora, il fil rouge di tutto è un po' di creatività, no? Già quando ero piccolo disegnavo, cioè quando i bambini si facevano regalare la PlayStation alla Crisima della Comunione, io mi facevo regalare la penna, la matita sanguigna e il Gran Carandage, la scatola di Gran Carandage perché dipingevo, facevo i disegni. Quindi la creatività c'è sempre stata, qualcosa per poter esprimere il mio io, il mio ego, a volte è troppo grande, smisurato, no, in realtà no, vediamo. E adesso come brand, allora, brand extension, no, ci sono dei brand che mi hanno contattato per avere delle proposte e forse una va anche in porto prima dell'estate oppure con l'arrivo dell'estate, sarà una cosa fisica, se va in porto, perché lì c'è anche un discorso del comune che la deve approvare. Perché è una cosa bella aggressiva che verrà fatta in una, se passa, però non si sa, io lo spero, No, non ci sbilanciamo troppo. in una via della moda molto importante. Che è una cosa così di comunicazione che mette un po', quindi, come dire, nel mio tone of voice di adesso, con anche chiaramente una comunicazione di brand. E poi, vabbè, io ho sempre sognato di trasformare Friday Fries, la mia pagina, in una sorta di brand, no? Però il tema centrale è, a parte chiaramente avere, io conosco le risorse che servono per far girare un brand, che sono ingenti, che però quelle si possono anche trovare. Però se Friday Fries dovesse diventare un giorno un brand, uno, la domanda è che cosa dovrebbe produrre e poi la seconda domanda è ma il mondo ha bisogno di un altro brand? Perché il tema centrale è che noi continuiamo a dire ah sì, figata Capsule Collection, ah sì, figata questo nuovo brand, eccetera, 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 ma poi c'è tutto ah sì, figata la sostenibilità. Però quando tu dici ah sì, figata la sostenibilità, dovresti essere conscio del fatto che il miglior modo per essere sostenibili sarebbe non produrre più niente e ci arrangiamo con quello che abbiamo per un po'. Quindi olé Vestiaire Collective, olé Depop, utilizziamo tutti quello che abbiamo sul mercato, poi quando è tutto distrutto iniziamo a produrre qualcosa di nuovo. Cioè, c'è Esatto. questa grossa dicotomia, questa grossa anche trappola del dire sì, ma io produco in modo sostenibile. Ok, però non dovresti forse neanche più produrre. Ah, ok, io faccio 4 stagioni all'anno nel mio brand. Oh, sì, ok, ma tutti questi prodotti chi li compra? E poi tutto il marketing, tutta la comunicazione, comunque qualsiasi messaggio che viene dato da qualsiasi brand, ma messaggio anche nobile, che esula il mondo, diciamo, commerciale, ma che va a abbracciare ideali molto ampi. Alla fine comunque serve per vendere di più, perché alla fine dell'anno devi chiudere il bilancio e devi essere in attivo, no? E tornando alla parte creativa, se mi dovessi consigliare di visitare un museo, una galleria d'arte, un'esposizione che a te è piaciuta particolarmente per uno specifico motivo, cosa mi consiglieresti? Allora, io ero andato, però non c'è più, io ero andato a una mostra di Takashi Murakami che aveva fatto a Versailles, bellissima, atomica, ma ti parlo 2010. E per me esserci riuscito ad andare è stato anche un successo perché io ero ancora Lodi, facevo un po' di università, però così, ma Takashi Murakami non lo conosceva nessuno, tranne un mio vecchio compagno di scuola che si chiama Lorenzo Motta, che io non conoscevo bene all'epoca, ma un giorno l'ho visto in biblioteca, sapevo che c'era questa mostra a Parigi e sapevo che lui piaceva Murakami. Allora io ho detto, da solo non ci voglio andare, non posso andare, non mi lasceranno neanche i miei. Io so che lui piace, mi sono alzato e gli ho detto, ciao Mott, anche se non ci conoscevamo bene, vuoi venire con me a vedere la mostra di Takashi Murakami a Versailles? Lui mi fa, ciao Pie, va bene, andiamo, siamo diventati amici ancora adesso, ci sentiamo, usciamo insieme. E quella è stata una mostra epica, perché veramente lì Murakami aveva portato delle sculture atomiche che messe in quegli interni, proprio anche
del contrasto funzionavano da Dio. Però quella è un'esibizione. Se io dovessi consigliare una cosa da vedere, ma che non è un museo, che ai musei piacciono fino a un certo punto, è Folly in Water, è una casa di Frank Lloyd Wright, la casa sulla cascata, che si studia anche alle medie, alle superiori, cioè nei libri di storia dell'arte. Io sono andato a vederla qualche anno fa in Pennsylvania, dopo essermi fatto da Filadelfia nel mezzo del nulla, tipo 500 miglia da solo. Poi io so guidare malissimo, mi avevano anche dato una macchina col cambio automatico, non so guidare, un miracolo e ci sono arrivato, però è veramente una roba incredibile. Cioè, un po' perché io comunque sono influenzato dal mio background architettonico, ma è una cosa da vedere, perché tu sei in questo bosco, c'è cioè questo torrentello con una casa su una cascata, e poi la casa è bellissima, proprio proporzionale, le proporzioni, i materiali, tutto. Tu dici, c'è uno spazio incredibile. C'è uno spazio che è uno spazio che è in grado di emozionarti, come un'opera d'arte. Io, come opera d'arte, sono stato emozionato, penso, solo dalla Vergine delle Rocce, se non sbaglio, di Leonardo, per non dire una cavolata. Vedendo quel quadro, mi pare di averlo visto in Francia, se non sbaglio. Probabilmente al Louvre, ho detto wow. Va bene. Beh, grazie mille per aver risposto a tutte le domande, Pietro. È stato un piacere averti ospite e ascoltare un po' della tua vita e del tuo percorso. Grazie mille Matteo, è stato un piacere e ti aspettiamo presto in Italia.